Un flash mob in difesa dell'ospedale di Sestri Levante è organizzato dalla pagina Facebook Salviamo l'ospedale della Val Petronio. Si svolgerà questo sabato 4 luglio alle 10.30. L'iniziativa in difesa dell'ospedale in prima linea nella lotta al coronavirus è criticata da Forza Italia, che parla di strumentalizzazione da parte del Partito Democratico. Secondo i neocoordinatori azzurri, rispettivamente di Sestri Levante, Casazze Ligure e Moneglia, Giuseppe Iani, Marco Vignola e Mattia Botto, quella di sabato è un'operazione politica del PD in vista delle elezioni regionali. Intanto oggi a Sestri Levante i ricoverati per il Covid-19 sono 4, uno in meno rispetto a ieri. Nel territorio dell'ASL 4 le sorveglianze attive sono 69, 2 in più di ieri. I tamponi processati sono stati 791. Sabato 4 luglio alle 10.30 si svolgerà un flash mob in difesa dell'ospedale di Sestri Levante, organizzato dalla pagina Facebook Salviamo l'ospedale della Val Petronio. L'iniziativa però è criticata, ovviamente, da Forza Italia, che parla di strumentalizzazione da parte del PD. Secondo Giuseppe Iani, Marco Vignola e Mattia Botto, neocoordinatori di Forza Italia rispettivamente a Sestri Levante, Casazze Ligure e Moneglia, quella di sabato è un'operazione politica del Partito Democratico in vista delle prossime elezioni regionali. L'ospedale, nei fatti, è già stato salvato, sostengono i 3 esponenti azzurri, e di certo non grazie ai promotori della protesta, ma grazie alle scelte dell'attuale amministrazione regionale. La giunta di Giovanni Toti ha infatti iniziato a porre rimedio al depotenziamento e allo svuotamento del nosocomio attuato dalla precedente giunta targata PD. Ieri mattina a Santa Margherita Ligure è stato trovato il corpo privo di vita di un 65enne in piazza San Siro. Alcuni abitanti della zona hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti il 118 Tiguglio e la Polizia Municipale, ma purtroppo l'uomo era già deceduto, si ipotizza a causa di un malore improvviso. Sempre ieri e sempre a Santa Margherita Ligure, per tutti i fine settimana estivi, prende servizio la Guardia Nazionale Ambientale, ente di volontariato riconosciuto come Associazione di Protezione Ambientale. Pattuglie di 2 unità monitoreranno le vie di Santa per controllare sia i conduttori di cani sia il corretto utilizzo dei cestini gettacarta. Informeranno sulle normative vigenti in città e sulla corretta dotazione per chi porta un cane a passeggio e verificheranno che i cestini non vengano utilizzati per conferire rifiuti che vanno invece smaltiti secondo le procedure del gestore. Inviteranno anche i residenti ed ospiti a utilizzare correttamente le mascherine nelle zone della città dove sono obbligatorie. Le guardie nazionali ambientali sono autorizzate dalla prefettura a elevare contravvenzioni. Il premio comunicazione, assegnato all'interno dell'omonimo Festival di Camoglie, che si svolgerà dal 10 al 13 settembre, andrà a Fiorello. Il premio dunque viene assegnato al popolare showman, recita la motivazione, per la sua capacità di farci affrontare il nuovo con una carica di freschezza e energia, mettendo in scena il varietà della vita, abbattendo le frontiere generazionali e rimescolando con improvvisazione, burla e spontaneità il classico e il contemporaneo. Il tema del Festival della Comunicazione di Camogli sarà la socialità e tra gli ospiti si segnalano anche Neri Marco Re, Enrico Bertolino, Mario Tozzi, Gianrico Carofiglio, che avrà la lezione di apertura. La Polizia Municipale di Genova ha eseguito 12 misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta sui falsi incidenti per truffare le assicurazioni, eseguiti sequestri di beni per 7.200.000 euro oltre ai veicoli coinvolti. I reati contestati sono associazione a delinquere finalizzata alla truffa, simulazione di reato, danneggiamento, falsa testimonianza e riciclaggio. Perquisizioni anche a Santa Margherita Ligure e Recco. Una persona in carcere, 9 domiciliari, una obbligo di firma, un avvocato è stato interdetto dalla professione per 6 mesi. Capo della banda, un carrozziere di Genova. Gli altri destinatari di misure cautelari sono suoi dipendenti o persone a lui collegate, tra cui l'avvocato e un ex commissario della polizia locale genovese in pensione.
Alcuni di loro hanno simulato fino a 53 incidenti, in alcuni casi due nello stesso giorno con lo stesso veicolo. L'attività durava da 10 anni. A insospettire gli agenti gli incidenti con una Porsche Cayenne alla cui guida risultava una donna di 93 anni, morta da un anno. A Cogoiano la minoranza attacca la giunta Garibaldi-Sommariva. Ad un anno dalle elezioni amministrative, i consiglieri di minoranza Laura Bacchella e Oriano Castelli lamentano poca collaborazione da parte dell'amministrazione comunale. Per esempio, dicono, martedì quando abbiamo iniziato a raccogliere le firme per l'apertura tre giorni dell'ufficio postale di Cogoiano Capoluogo, invece di partecipare hanno mandato messaggi alla gente per dire che loro avevano già scritto alle poste. Castelli e Bacchella lamentano la mancanza di programmazione di idee nuove e propongono interventi che migliorino la sicurezza sulle strade, in particolare a San Salvatore, e una pista ciclabile che colleghi Lugentella alla Basilica dei Fieschi. Non si è fatta attendere la replica dell'assessore comunale Franca Raffo, che invita i due consiglieri di minoranza a non giudicare per non essere giudicati. Secondo Raffo, le fantomatiche prese di posizione non certo giovano al benessere della comunità e dell'ente. A mio avviso, dice, queste critiche riportano il paese allo stile di Don Camillo e Peppone. L'assessore comunale rivendica le opere realizzate dall'amministrazione comunale nell'ultimo anno, quelle che saranno realizzate prossimamente, ma anche i servizi sociali offerti ai cittadini e la pulizia del paese. Da oggi e fino al prossimo 15 luglio, dalle ore 8.30 alle ore 17, tranne i festivi e prefestivi, chiusa la strada 523 del Colle di Centocroci. Questo per consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione all'interno della Galleria Madonna della Guardia. Ma cosa cambia per la viabilità? Chi proviene da Varese Ligure ed è diretto a Sesti Levante deve lasciare la statale in località Torza, percorrere la 583 in direzione del santuario di Velva e la provinciale di Velva in direzione Castiglione-Chiavarese-Sestri Levante e rientrare sulla 523 allo svincolo di Castiglione. Percorso inverso, invece, per i veicoli provenienti da Sestri e diretti alla Val di Vara. Sweet baby's arms. I don't want to work on the railroad. I don't want to work on the farm. Lay around the check till the mail train gets back rolling in my sweet baby's arms. Siamo qui al Prato della Cipolla. Una bellissima serata, veramente tiepida. Siamo qui con un bel gruppo di amici, tutti amanti di questo posto, di questi monti, dei cavalli. Condividiamo queste grandi passioni e come da un po' di anni a questa parte ci ritroviamo qui al Prato della Cipolla, facciamo la nostra mangiata, ci raccontiamo tutte le nostre esperienze passate su per questi monti, questi sentieri, ci raccontiamo un po' le nostre sensazioni, condividiamo qualche bicchiere di vino per fare un po' di festa e poi andiamo un po' in giro, andiamo a vedere qualche scorcio, andiamo a vederci la Valle Tribolata, andiamo a vederci la Ciapa Liscia, andiamo a vederci il Lago Nero. Insomma, facciamo qualche giro qua intorno. Qualcuno che vuole avventurarsi su in cima arriva anche al Maggiorasca o al Montebue per vedere tutto il panorama. È una bellissima esperienza che ogni anno condividiamo e fa parte di quel gruppo di esperienze che facciamo in diversi posti. Ogni estate ci troviamo in questi raduni equestri, che siano al Monte Penna o che siano anche al Prato Grande del Monte Ragola, ce ne sono diversi. Speriamo che in questo momento un po' così particolare
non si penalizzi troppo questa situazione. Noi vorremmo continuare, speriamo sempre di trovare tanti amici che condividano questa situazione. Emozioni dal cavallo all'uomo? Il binomio è una cosa particolare. Chi ha provato e chi non ha provato. Quindi gli amici sono euforici. Euforici. E il binomio è una cosa particolare. Chi non ha provato ad andare a cavallo, io consiglio sempre di provare. È una cosa che uno deve provare, perché il condividere le esperienze e condividere anche le esperienze che possono essere anche un po' particolari. Si va per i sentieri di montagna, non è tutta strada buona sempre, quindi bisogna avere grande fiducia l'uno nell'altro. Il cavallo deve fidarsi, perché deve sapere che tu lo porti in posti dove lui può andare, e quando è lì tu devi essere sicuro che lui si comporta bene, che mette i piedi dove deve metterli. L'incolumità di entrambi dipende l'uno dall'altro, è un legame strettissimo uomo e cavallo, strettissimo. Ed è un'esperienza che suggerisco a chiunque di provare una volta nella vita. Monta western o monta inglese? Ah, qui non si parla, qui si tratta di... Io dico sempre, i cavalli nascono senza le selle, nascono senza le bardature, e anche gli uomini, noi nasciamo nudi, voglio dire, quindi... poi uno prende la specialità che vuole, ma quando si comincia ad frequentare un cavallo, la cosa migliore è cercare di capire com'è fatto un cavallo e avvicinarsi il più possibile aperti a qualsiasi iniziativa. È chiaro che poi ci sono le diverse specialità, uno fa, se vuole fare salto ostacoli è ovvio che si avvicinerà alla monta inglese, se vuole fare certi tipi di esperienze come gare americane dovrà per forza fare monta western, se no altrimenti ci si fa, come dico sempre io, la monta di campagna. È una cavalla giovane e che è un po' spaventata da questo, da questo ambiente, non è molto abituata a questo genere di ambiente. È veramente l'esperienza di condividere momenti che possono, ripeto, essere anche seri momenti, non solo puramente ludici, ma anche seri con il proprio cavallo, è una questione che rimane dentro e non c'è niente da fare. Gli appassionati di cavallo, voi potrete pensare che siano tutti un po' matti, ma vi giuro che è un qualche cosa che prende dentro. E quando è un grande amore che prende dentro e non abbandona me più per tutta la vita, non c'è niente da fare. Per tutta la vita non si può fare a meno dei cavalli. Quando uno è entrato in contatto con i cavalli in un certo modo, i cavalli non si possono più abbandonare, assolutamente. Quindi un invito a venire in Val d'Aveto a provare? Ah, assolutamente, in Val d'Aveto ci sono degli itinerari che io devo dire, tanta gente è venuta a trovarmi da tante parti d'Italia. Anche persone che girano molto a cavallo, che girano per le Alpi, che girano per gli Appennini da tutte le parti d'Italia, giuro, da tutte le parti d'Italia. Bene, in Val d'Aveto sono rimasti a bocca aperta, realmente a bocca aperta, e tutti con la promessa di ritornare, tanti sono ritornati, tanti ritornano, perché quello che offre la Val d'Aveto è unico, direi nel suo genere, perché noi siamo in un ambiente assolutamente montano, con degli scorci tipici della grande montagna, o diciamo scorci alpini, scorci che danno un'idea veramente della montagna, quando poi giriamo l'angolo e ci vediamo il mare di sotto, e vediamo tutto il Golfo di Genova, vediamo tutta la pianura padana dall'altra parte. Io credo che venire a fare un po' di cavallo in Val d'Aveto sia la garanzia di fare una cosa bella in un posto bellissimo. Assolutamente, la gente qui rimane a bocca aperta ogni volta. L'apertura estiva è stata molto positiva in questo mese di giugno, abbiamo avuto una buona presenza, speriamo di continuare così per tutta la stagione estiva, anche perché Santo Stefano d'Aveto comunque è una perla dei Monti Liguri e ha bisogno comunque che la seggiovia e il paese riesca a funzionare anche nel momento post-Covid. Noi facciamo il nostro, siamo aperti tutti i weekend fino a fine luglio, poi tutti i giorni di agosto e i weekend fino a fine settembre. Abbiamo aperto come il bike park per il DH con tre percorsi disponibili, il trail 1, 2 e 3, e al DH adesso da quest'anno si aggiungono il noleggio e bike presso la nostra stazione e i tour guidati con il maestro Massimo Tosi e Andrea, che potranno portare con le mountain bike in giro per i bellissimi Monti Liguri le persone, gli appassionati che vorranno godere di queste esperienze. Abbiamo
migliorato un po' il servizio mountain bike in Val d'Aveto, abbiamo aumentato le bici elettriche, adesso la Schiaria si è dotata di bici a pedalata assistita, bici un po' per tutti i gusti, per i bimbi, a pedalata normale, assistita, abbiamo un po' di tutto adesso, c'è la possibilità di fare scuola di mountain bike, tour guidati per i più piccoli, anche per le persone un pochettino più grandi. Abbiamo un posto bellissimo, il Prato Cipolla, piuttosto che altri sentieri poi con partenza da Rocca d'Aveto o in altre zone della Val d'Aveto. La quale zona si presta un po' per tutti i livelli, dal principiante al biker un pochettino più esperto. Noi vi aspettiamo numerosi e a presto. Mother was a beauty operator, and sister could weave and spin. Daddy owned an interest in that old cotton gin. Sit back and watch that money rolling in. Oh, rolling my sweet baby's arms, rolling my sweet baby's arms. Lay around the shack, feel the mail trying his back. Roll in my sweet baby's arms. I'm gonna lay around the shack till the mail train gets back. Rolling in my sweet baby's arms.